La nostra azienda è un'azienda che propone soluzioni software nell'innovazione digitale, quindi aiutiamo le aziende nella trasformazione digitale. Si è visto che nel periodo prima della pandemia era molto importante l'investimento in tecnologie e quanto in realtà durante la pandemia ci si è accorti come è fondamentale creare valore tramite le persone. Noi siamo un'azienda appunto fatta di persone dove mettiamo al centro l'essere umano e quindi ci siamo accorti che gli investimenti futuri di ogni azienda devono essere valutati oltre che sulla tecnologia, soprattutto sull'uomo. Come lo stiamo facendo? Stiamo facendo in modo appunto che il valore a tutto l'ecosistema viene creato tramite le relazioni continue fra tutto il nostro ecosistema. Essendo anche un'azienda quotata in borsa, abbiamo dato priorità ai risultati che vanno al di là del risultato economico-finanziario, pubblicando appunto il bilancio ESG, quindi che rispecchia degli indicatori legati all'ambiente, alla sostenibilità e alla governance. In particolare, all'interno dell'azienda, essendo un gruppo di circa 400 persone, stiamo dando priorità proprio a fare in modo che le persone lavorino, dando priorità proprio al welfare, quindi in modo tale che quando, la persona viene a lavorare in un'azienda come la nostra, devono vivere bene. Questo di riflesso va sui nostri clienti. In che modo? Proponendo soluzioni software, cerchiamo di aiutare le aziende a trasformare i loro business model in modo sostenibile. E quindi questo è tutto un circolo virtuoso che si sta creando, dando un valore alla fine etico all'azienda, creando soprattutto un potenziale anche in tutto il territorio. Noi siamo anche abbastanza distribuiti su tutto il territorio italiano perché siamo su sei sedi italiane e quindi abbiamo creato intorno alle nostre sedi dei centri proprio di, chiamiamoli, di sostenibilità e di creazione di valore tra università, azienda e persone. Questo credo che sia il nostro obiettivo principale, in modo tale da dare proprio un senso etico anche al fare azienda in maniera sostenibile.